Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. La domanda di oggi è: che cosa succederà nei prossimi 12-24 mesi? Proviamo ad analizzarlo all'interno di questo video. Io sono Alessandro Perilli e mi occupo già dal 2010 di aste giudiziarie, aiutando sia le persone a comprare case a sconto o anche beni immobiliari a sconto. E contemporaneamente mi occupo anche di aiutare le persone in difficoltà per quanto riguarda la massa debitoria, quindi tutte quelle persone che non riescono a risolvere il problema del debito e stanno per perdere la propria casa. In questo video andremo ad affrontare proprio questi argomenti a seguito di quello che sta accadendo all'interno del mondo finanziario. Se ti piacciono questi temi e vuoi essere aggiornato sui prossimi video, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Alla fine di questo video vi dirò poi che cosa potete fare se vi trovate in una delle situazioni che andiamo ad elencare adesso, quindi io direi di iniziare. Innanzitutto, questa è una bolla finanziaria molto grossa, più di quella del 2000 e addirittura più grossa di quella del 2006, secondo il mio punto di vista. Abbiamo già visto il primo crollo tra febbraio e marzo per quanto riguarda i valori in borsa e, secondo il mio punto di vista, tra maggio e giugno avremo il secondo picco più grosso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che da qui ai prossimi 12-24 mesi, se non già da subito, dopo la ripresa di questo problema internazionale che stiamo affrontando, per il quale non posso dire il nome per YouTube, però avete capito benissimo, molte aziende chiuderanno. E questo sarà un problema per l'economia. Di conseguenza ci saranno numerosi dipendenti che perderanno il posto di lavoro. È un qualcosa di molto più grosso rispetto a quelli che molti in questo momento non riescono ancora a vedere. Attenzione perché non tutto il male viene per nuocere. Che cosa vuol dire? Che i soldi ci sono. Non parlo a livello governativo, parlo a livello di investimenti. Quindi tutte le persone che hanno la possibilità, chiaramente non sono la stragrande maggioranza delle persone, ma sono una piccola fetta di persone che non si riduce solamente all'1%, ma possiamo anche prendere in considerazione il 10-20% della popolazione in questo momento, perché chi più, chi meno, c'è una massa critica di persone che riesce poi ad investire. E questo sicuramente è il momento migliore per investire non solo nel mercato delle aste, ma anche nel mercato immobiliare, nel mercato finanziario. Gli affari si fanno quando si compra e non quando si vende. Quindi possiamo dire che in questo momento siamo sicuramente nella fase di svendita, il che vuol dire che ci sono numerose opportunità e questo ci permette di poter investire non solo svariate centinaia di migliaia di euro, ma possiamo provare a comprare a sconto qualcosa anche con poche decine di migliaia di euro. Addirittura oggi, in questo momento e soprattutto nei prossimi mesi, secondo il mio punto di vista, con poche migliaia di euro, vi parlo anche di 20.000 euro, si possono trovare situazioni dove monolocali, dei bilocali o addirittura dei trilocali possono valere molto più del doppio rispetto a quello che andiamo a pagare e quello che andiamo appunto ad investire. Chiaramente ci sono due mercati, c'è cioè quello delle aste e c'è quello degli stralci. Sono due mercati completamente diversi che in qualche modo si completano l'uno con l'altro. Infatti il mio obiettivo è quello, soprattutto il lavoro quotidiano, è quello di aiutare le persone a comprare le case a sconto, oltre a poter salvare delle famiglie. E adesso andiamo a parlare nello specifico proprio di questo argomento che toccherà tantissime persone da qui in avanti. Se in questo momento vi trovate in una situazione dove avete acceso un mutuo già qualche anno fa o qualche mese fa e da qui in avanti, per i motivi che abbiamo elencato adesso, non riuscite o non riuscirete, mi auguro di no per molti di voi, però la realtà è che fra tante persone in Italia, milioni di persone, c'è sempre una grandissima quantità di soggetti che non riusciranno a pagare le rate del mutuo. Il mio suggerimento è che se vi trovate già in una situazione nel quale vi rendete conto che dopo la seconda, terza rata non riuscite a pagare, a sostenere il costo della rata del mutuo, il mio consiglio è quello di bloccarvi un attimo e prendere subito provvedimenti prima che il semaforo da arancione diventi rosso.
perché oggi già dalla terza rata non pagata si va in modalità di presofferenza bancaria, il che vuol dire che le banche già vi individuano e si accende una sorta di lampadina, vi individuano come soggetti potenzialmente non paganti da lì in avanti. Quindi prima si aspettava addirittura 7-8 rate, a volte 10 rate, a volte un anno, oggi già si va in presofferenza bancaria. Da lì possono già scaturire delle procedure che possono portare il creditore, quindi in questo caso la banca, già a iniziare una sorta, chiamiamola, di causa nei vostri confronti, quindi al pignoramento dell'immobile. Il pignoramento non avviene subito, però vi mandano già dei documenti che non sto ad elencare in questo video, che vi mettono in una situazione scomoda. Quindi se volete evitare questa situazione qui, il mio suggerimento è che già dalla seconda barra terza rata vi conviene bloccare il tutto, fermarvi. Non bloccare il mutuo, ma rendervi conto che non potete andare avanti in questo modo. E l'unica cosa che potete fare, secondo il mio punto di vista, secondo quello che io vedo attraverso i clienti, è quello di rivolgervi a una persona esperta. In questo caso potete anche contattarci in modo tale da poter risolvere il problema dell'immobile prima che l'immobile venga pignorato, vi tolgano l'immobile e poi vi ritrovate con tanti debiti e soprattutto senza la casa. Questo purtroppo è uno scenario che molti vivranno nei prossimi mesi. Chiaramente abbiamo la fortuna in Italia, a differenza di tanti altri paesi ovviamente più poveri, abbiamo la fortuna di avere un sacco di persone che hanno la possibilità di investire negli immobili, soprattutto in questi periodi, perché prima, secondo me, prima del 2021 non ci sarà ripresa. Questo non vuol dire che dobbiamo fermarci tutti, anzi, questo è il momento migliore per comprare, che sia all'asta o che sia attraverso gli stralci. Quindi abbiamo la fortuna di avere questi investitori perché grazie ai loro investimenti, grazie ai loro soldi, saranno salvate un sacco di famiglie, così come facciamo noi che investiamo direttamente nell'acquisto dell'immobile andando a cancellare la massa debitoria. Quindi non è da guardare da un punto di vista negativo il fatto che ci siano queste persone che comprano immobili, anzi, se non ci fossero loro, molte famiglie si ritroverebbero con la casa svenduta all'asta e la massa debitoria che aumenta sempre di più, perché sapete che ogni 5 anni mediamente il debito raddoppia. Per fortuna che ci sono, ma ovviamente voi dovete essere bravi, chiunque si trova in questa difficoltà, dovete essere bravi a rendervi conto e agire prima che il tutto peggiori o che la situazione poi non possa essere più presa di mano, ma ci sfugga, vi sfugga e quindi poi perdete il controllo. Questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Il mio suggerimento è createvi delle entrate alternative, createvi delle entrate, come si dice, passive. Su internet ormai lo vedete, le entrate passive sono qualcosa che vi possono garantire delle entrate aggiuntive rispetto al lavoro che attualmente fate, che probabilmente non può in questo momento non riesce a soddisfare quella che può essere, per esempio, la rata di un mutuo. Queste entrate secondarie possono essere create veramente da tutti. Adesso, in questo momento, abbiamo la possibilità di lavorare con internet, di lavorare da casa. Lo smart working finalmente ha preso piede in Italia. Ci sarà una rivoluzione su questo aspetto. Ma è chiaro che ognuno di voi deve sfruttare questa cosa qua e grazie allo smart working, grazie a internet, grazie alle competenze, piccole competenze che si possono imparare, voi oggi potete crearvi delle entrate secondarie, piccole entrate che possono aiutarvi a racimolare quei 2, 300, 500 euro in più al mese. Dico in più perché per molte persone 500 euro in più rispetto a guadagni che possono essere 2, 3, 5.000 euro, 10.000 euro al mese non sono, tra virgolette, niente. Per altre persone sono quasi un intero stipendio, per altri addirittura pensionati che prendono solo 500 euro al mese sono tutto, perché da lì molte famiglie vivono e pagano le tasse, le bollette e tutto quanto. Però è chiaro che anche se parliamo di 200 euro, oggi è fattibile. L'unica cosa è che dovete imparare alcune piccole competenze che portano poco tempo durante il mese, che però possono permettervi di incassare queste somme. E grazie a queste somme voi potete sicuramente, perlomeno tra virgolette, arrangiarvi, evitando di rimanere scoperti con le rate del mutuo per evitare il problema che poi ci sia appunto il pignoramento.
Se avete delle domande in merito da fare, potete sicuramente farmele nei commenti, in modo tale che io possa darvi alcune indicazioni. Vi garantisco che per creare delle entrate secondarie non è importante e non serve essere ingegneri nucleari, ma bisogna veramente mettersi un po' di testa e cercare con piccoli sforzi di ottenere dei risultati che per molte persone oggi vogliono dire salvare la casa. Quindi ditemi in quale situazione vi state trovando, quali sono le vostre soluzioni, quali sono le vostre previsioni per il futuro. Se avete delle domande, fatele all'interno dei commenti in modo tale che io possa prendere spunto per i prossimi video, soprattutto darvi una mano su quello che può essere la risoluzione di un problema. Quindi il mio invito è iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e qui sotto trovate dei link che possono esservi utili, anche e soprattutto se in questo momento che state guardando il video vi ritrovate. Tra di voi ci sono persone che si ritrovano a dover affrontare questo problema della massa debitoria, quindi proprio per evitare l'asta. Ok, qui trovate un link sotto, potete guardarvi altri video, guardatevi video sul mio canale, prendete spunti e fatemi le domande e ditemi la vostra qui sotto i commenti.